Teatro Viandante presenta la seconda edizione del Dante in Bici Tour, impresa ciclistico-letteraria ideata da Giorgio Battistella. Lo scorso anno il noto fine dicitore trevigiano, da anni interprete dei versi danteschi, ha condotto la sua declamazione insieme all'amata bicicletta attraverso un itinerario che lo ha portato dal Veneto all'Emilia-Romagna, alle Marche, sino all'Umbria e alla Toscana, riscuotendo ovunque interesse e gradimento da parte del numeroso pubblico presente agli spettacoli. Circa 15 tappe ospitate presso associazioni, parrocchie, privati, amministrazioni comunali, dove Giorgio Battistella ha offerto con il suo inconfondibile stile un'originale serata dantesca. Incoraggiato dalla prima felice esperienza, è ripartito con la Divina Commedia nello zainetto alla volta della Puglia per l'atteso Dante in Bici Tour 2022. Dopo la partenza il 24 giugno a Treviso in treno, direzione Bari, è iniziato il percorso ciclistico a tappe, ciascuna delle quali vede Giorgio Battistella fermarsi in una delle località previste per la declamazione dei versi danteschi nelle piazze o nelle sale messe a disposizione da amici, simpatizzanti ed enti. Numerose sono state le adesioni alla proposta, tanto da poter sviluppare un variegato itinerario che spazia in lungo e largo per una percorrenza di circa 950 chilometri, la bella terra di Puglia, e non solo in verità, soffermandosi nelle più caratteristiche località della regione. E il 13 luglio, mercoledì, Battistella sarà a Foggia nella Basilica Cattedrale con la sua declamazione, che avrà inizio alle 20. Il tour potrà essere seguito anche sulla pagina Facebook dell'autore, Ascolto Dante e Vivo